Joe D'Angelo presenta Joe D'Angelo Live Music Club. Suoni, emozioni e i nostri sogni in musica. Un programma condotto in studio da Joe D'Angelo. E allora, cari amici di Joe D'Angelo Live Music Club, ve l'avevo annunciata in questi giorni una bravissima artista, una cara amica che mi è venuta a trovare con una voce bellissima, una delle cantanti forse più belle da ascoltare che ho scoperto ultimamente, e devo dire che insomma è una bella emozione ascoltarla. Buon pomeriggio, Monica Sarnelli! Ciao Joe, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori, che piacere. Sono contentissimo di averti qua, contentissimo. E io ti ringrazio per questo tempo che mi dedichi e che mi dedicherai. Allora, io intanto ti faccio la solita domanda che faccio a tutti, perché ormai è uno standard di questa trasmissione. Come nasce Monica Sarnelli? Dunque, io nasco proprio con la passione per il canto, perché Gio pensa che io la prima volta che ho cantato avevo soltanto 4 anni. E cantavo nella parrocchia di casa dove abitavo, perché ero veramente una grande appassionata di canzoni. Ovviamente all'epoca ero bambina, per cui cantavo le canzoni, quelle del Chino d'Oro. Per cui diciamo che ho capito da subito che questo sarebbe stato il mio futuro, anche perché poi nel 1980 partecipo ad un concorso per voci nuove, avevo 15 anni e questo concorso era un concorso dove ho avuto anche il piacere di conoscere Laura Valente, moglie di Mango, mamma di Angelina, che anche lei partecipò a questo concorso, e ho vinto il premio della critica. Attraverso questo premio della critica, dove c'era appunto Mario Luciano Fegit, che penso tu conosca. Come no, benissimo. ho avuto il mio primo contratto discografico nel 1981 con la EMI, storica etichetta discografica, e lì è cominciato tutto, perché ho fatto il mio primo 45 giri, ho avuto il piacere di avere il mio produttore, il produttore dell'epoca era Andrea Lovecchio, che era l'autore di Mina, per cui tu pensa che io a 16 anni ho conosciuto la grandissima Mina. E chiaramente, voglio dire, all'epoca mi sono resa conto che insomma mi era un po' scoppiata questa bomba tra le mani e ho capito che dovevo fare ancora tanta gavetta, per cui poi sono diventata vocalist di Dario Baldambembo, Little Tony, Loredana Bertè, Gino Paoli, fino ad arrivare a Peppino Di Capri, con il quale insomma, voglio dire, ho girato il mondo. Sono stata la sua vocalist per circa 10 anni. Abbiamo calcato i palcoscenici più incredibili, tra Londra, Parigi, New York, l'America del Sud, dove Peppino è molto famoso. E quindi, voglio dire, da lì poi il mio distacco, perché poi dico, beh, sono pronta per fare la solista. E quindi poi nel 96 il mio debutto con la canzone di Un posto al sole, che bellissima, in sigla su Rai 3 tutte le sere, da più di 27 anni sono la voce in sigla di Un posto al sole insieme a Carlo Famularo, e devo dire che insomma, voglio dire, questa SOP, oltre ad avere il piacere di cantare la sigla, ma è una SOP che dà orgoglio alla mia città, fiore all'occhiello, perché ovviamente per la mia città è una SOP così longeva, made in Naples, chiaramente voglio dire tutta napoletana, per cui ma tu sei napoletana, tu hai la passione, tu trasmetti la passione con le tue canzoni, devo dire che Monica trasmette la passione. A parte Un posto al sole, ce ne sono di bellissime, ma io so che adesso tu sei, mi hai raccontato prima in privato, che sei in giro con un bellissimo album che si chiama Anatama Nera, giusto? Sì, quest'album si chiama Anatama Nera, che vuol dire in un altro modo. E poi è la canzone che che apre l'album, ed è la canzone appunto scritta, voglio comunicarvi gli autori, Bruno Lanza e Sally Monetti.
È nata Manera è il titolo dell'album, è una storia che racconta che si può anche amare in un altro modo, non in modo possessivo, ma in modo libero. Questo disco è un disco d'amore, Gio, è un disco d'amore perché parlare d'amore oggi può sembrare scontato, ma non lo è, dato i No. fatti di cronaca ai quali assistiamo tutti. Un disco dedicato alle donne che oggi più di ieri vanno sostenute, tutelate e difese. E in questo disco mi sono cimentata in un altro modo, appunto, cantando in tonalità e mi sono cimentata in tonalità alle quali, insomma, voglio dire, non avevo mai fatto prima, ecco, perché io sono una cantante blues, quindi canto con questa voce, non mi piace, insomma, andare su tonalità molto alte. Invece in questo disco, in questo lavoro, insomma, voglio dire, ho scoperto una nuova vocalità, quindi una nuova Monica, e una Monica che chiaramente, voglio dire, con le sue esperienze, la sua crescita, trasmette attraverso la voce le sue gioie e i suoi dolori. Bellissimo. Allora, intanto adesso ti stoppo un attimo. Bellissima Monica Sarnelli e mandiamo una delle tue canzoni, ok? Che Sì, voglio parlare con io ti. te. Esatto, io farei ascoltare proprio la numero 10, che è la canzone che appunto Gianni Fiorellino, che tra l'altro è il produttore artistico, arrangiatore, polistrumentista, bravissimo artista, che ha prodotto quest'album e che suona proprio il pianoforte in questa Voglio parlare con te, scritta appunto da Gianni Fiorellino, da Vincenzo D'Agostino, paroliere dei più grandi successi di Gigi D'Alessio insieme a Luca Barbato. Quindi adesso noi ce l'ascoltiamo e poi torniamo con un altro po' di chiacchiere e la nostra Monica si racconta qui a Giordangelo Live Music Club. Ok, a tra pochissimo. Però è bella, eh? È bella, è bella. Volevo far Sì, sentire? sì, E sì. vai, eh. Vai. Sostate, catagirit, basta. Sì, sostate. Ma tu sei un egoista, che lo pizza che compogno cuore quando guarda nato mentre stai con me, ma fa sentire una cosa e niente. Sono geloso e non mi metto scorno se io vieni a sapere. Voglio parlare con te senza telefono, t'aggiaverei vicino. O posso scegliere tu perché t'ha già guardato sotto la quarta luna. Non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu. E che ci posso fare se io ora se ne pare in te male pensiero. Però sei pure tu. Vorrei a te, se fosse come a me, non sai che male fa, se non ti può guardare. Voglio parlare con te, non si può mai sapere. Ti cerco scusa ancora, se sono gelosa di te. Va prima tu e faccio tale quale là. Sempre là, a dodici domani, con un vaso che si infonde sale, senza te fa male, corro in braccio a te. Sigarimma in terra non fa niente, cocco stelle poi ci fa contente, cara appresso a te. Voglio parlare con te, senza telefonata, ci avrei vicino. O posso scegliere tu, perché t'ha già guardato sotto la quarta luna. Non voglio sbagliare più, forse hai ragione tu. E che ci posso fare se ancora se ne va in te male pensiero. Però si può.
se vorrei a te, si fosse come a me, non sai che male fa, se non ti può guardare, voglio parlare con te, non si può mai sapere, ti cerco scusa ancora, se so gelosa te. Allora, e questa era Voglio parlare con te, la bellissima voce di Monica Sarnelli, ancora in onda qui con noi nel nostro salotto. Monica! Sì, ci sono. Questa è una canzone che tratta il tema della gelosia, perché essere innamorati, voglio dire, automaticamente si è gelosi, dai, Gio, per forza. Comunque, come appunto dicevo prima, questo è un disco d'amore, un disco dedicato alle donne, perché, insomma, voglio dire, non bisogna parlarne, bisogna sottolineare che le donne non vanno trattate male, non vanno uccise. L'amore è, cioè, voler bene una persona, essere innamorati di una persona, vuol dire volere il suo bene, ma non volere la possessività della persona che ci sta a fianco. Esatto. Per cui io non mi stancherò mai di dirlo, ma io ho sempre dedicato i miei spettacoli alle donne. Adesso addirittura, appunto, il mio nuovo album è dedicato alle donne, ma io in passato ho fatto uno spettacolo da un titolo incredibile, Joe, perché il regista di questo spettacolo è Federico Vagalebre, grande critico musicale. Sirene, Sciantoso, Ma la femmina ed altre storie di donne veraci, dove omaggiavo le donne cantanti, da Mirna Doris, Gilda Mignonette, Ria Rosa, Angela Luce, insomma, attraverso le canzoni, insomma, raccontavo un po' la storia della donna, che chiaramente, voglio dire, la donna è il motore della nostra vita. Sarete d'accordo con me, voi ascoltatori? Ma sicuramente, perché noi senza voi non siamo niente. Poi la donna si evolve continuamente. Noi maschietti restiamo sempre un po' una marcia indietro. Noi siamo sempre sono quelli. D'accordo. Io dico sempre la 500 e l'astronave, no? Sai che c'è una famosa canzone che è la 500 e l'astronave. La donna è l'astronave, ovviamente siete voi, e la 500 piccolina siamo noi. Quindi sì. Sono contenta di sentire questa cosa dalle labbra, dalla bocca di un uomo, insomma. Quindi questa cosa veramente ti fa onore, perché appunto noi siamo il motore della vita, in quanto, voglio dire, la donna che mette al mondo i figli e che, insomma, voglio dire, ha un grande ruolo nella nostra società. Ecco, guarda, adesso io sai che cosa faccio? Faccio partire un bel applauso a tutte le donne, guarda, Eccole qua. Bravo. Ecco. Le facciamo partire. Vai in sottofondo. E l'applauso naturalmente va alla nostra Monica Sarnelli. Ovviamente a te principalmente, perché adesso sei anche ospite qui con me. Allora, io adesso ne metterei un'altra di canzone, però poi ci devi dire che cosa farai in quest'estate, dove ti possiamo venire a sentire, dove possiamo venirti a vedere. Allora, mandiamone prima un'altra, facciamo sentire un altro po' di questa bellissima voce e poi ci dici tutto, va bene? Sei d'accordo? Io farei ascoltare, sono d'accordo, farei ascoltare la canzone proprio che tratta il tema dell'amore non possessivo, ma un amore libero, e quindi l'amore in un altro modo. Per cui farei ascoltare Enata Manera. Enata Manera, certo. Allora, l'annunciamo insieme. Signore e signori, Monica Sarnelli in Enata Manera. Ci sentiamo subito dopo. Restate qui, Gio D'Angelo, Live Music Club. Voglio bene e nata manera, quando non può venire brice, nata sera, quando mi fai preoccupare che se fa tardi,
quando qualcosa ti fa male e non mi guardi. Ti voglio bene assai perché cammina, perché respira, perché guarda, perché ride. Sia libertà rinta sta fantasia, non si è nessuna e forse non si manco mia. Può venire qua quando vuoi tu, quando ti sento vero come vuoi sentire. Può rimanere, te ne vuoi chi, e non mi importa manca come va a fornire. Posso aspettare quando vuoi tu, perché tu vieni prima che la gara vogli. Non può restare e allora va, non ti fa male, state accorta io, resta qua. Ti tengo prigioniero e a che ci serve? L'amore vero non è mai un giuramento, non è un patto che si mantiene. L'amore è zucchero ammiscato con veleno. Si vuoi parlare, te sto a sentire, e poverisci solo tu ma sai capire. Tanti perché, tanti chissà, poi mi regali un poco di felicità. Io non so mai se tornerai, e mentre vai rubo il sorriso che mi fai. Non sono io la libertà, non ti fa male, state accorti, mi resta qua. Parole non servono a niente, l'amore parlato non è verità. Allora, eccoci qui di nuovo in onda dopo Enata Manera, e la nostra Monica è ancora qui con noi. Prego, eccola. Sono qui con voi e con te, che sei veramente piacevolissimo, Gio. E i tuoi ascoltatori saranno come te, sicuro. Ma diciamo, io non so se sono piacevole o spiacevole. Allora, io faccio questo programma, ormai lo dico da, è un parecchio tempo, qualche annetto che già c'è. Sono venuti tanti ospiti qui da me, devo dire che si trovano abbastanza bene, il salotto è comodo, si sentono tranquilli. Tu come ti senti? Com'è il divano? ti ho detto che sei piacevole, perché insomma si vede che fai questo per passione, perché poi comunque sei anche un cantante, e quindi voglio dire, hai una grande passione per la musica. Io te lo dico qui in diretta, io ti manderò qualcosa di mio, ti farò sentire. Chissà che magari un giorno Gio D'Angelo e Monica Sarnelli,
insieme? Certo, come Una no? bella Tutto può canzone succedere, napoletana? certo. Sì. Ok, allora senti, detto questo, torniamo per un attimo seri e ti chiedo ufficialmente, guarda, come fossi David Letterman, che spettacoli farai quest'anno? Dove ti possiamo venire ad applaudire, ad ascoltare e a vedere? Perché è anche bella da vedere, ragazze, non è solo bella da sentire. Prego. Grazie, grazie. Allora, innanzitutto, se volete scoprire i miei appuntamenti, potete venire sulla pagina di Facebook Monica Sarnelli Cantante oppure su Instagram Monica Sarnelli Official, e lì potrete scoprire un po' di cose mie, un po' di novità, quello che sto facendo. E nel frattempo ho due spettacoli in teatro, uno denominato Napoli a colori, che insomma è questo viaggio attraverso la canzone napoletana che mi porta ad omaggiare i grandi autori della mia terra come Renato Carosone, Sergio Bruni, Pino Daniele, Nino D'Angelo, gli showman, insomma James Senese e tanti altri. E poi un altro spettacolo dal titolo Napoli plebiscito Italia, che invece è uno spettacolo che riproporrò nel mese di marzo e dove c'è tutta una storia, insomma ripercorro un po' gli anni della mia carriera. Parlando un po' di quello che è stato il mio percorso artistico. Ecco, quindi diciamo che ce n'è da vedere, poi chiaramente arriverà l'estate, ci saranno altri eventi, però tu hai detto le tue pagine, hai detto tutto. Tu mi devi fare una piccola promessa, che se c'è un evento mi chiami e lo dici anche qui, lo porti Certo. prima qui da me, ovviamente. Va Non ho bene, capito, e come che no, siamo? come no. No, voglio l'esclusiva. Ok, allora, detto questo, ti faccio io una piccolissima domanda. Del panorama oggi musicale, insomma, di queste canzoni fatte un po' al computer, perché alcune sono tanto belle, alcuni artisti, non facciamo nomi di nessuno, ma ci sono delle canzoni molto veramente scritte al computer. Una napoletana come te, bella passionale, che ne pensa? Che cosa ne pensi? Ma assolutamente il mondo è cambiato, la musica è cambiata, e diciamo che non si ascolta più tanto, voglio dire, la forma, il testo, ma l'insieme delle due cose, la musica col testo, il beat che dà il testo sulla musica, il modo di cantare. Così come fa, non so, Madame, che ha un modo tutto suo di cantare, che è un modo, insomma, voglio dire, un po', potrei dire in gergo musicale, ma a modo mio, insomma, un po' storto, no? Ma comunque è un bellissimo modo. Quindi voglio dire, la musica è cambiata e bisogna assolutamente, calarsi nei nuovi Nei modi. nuovi Io, stili, per esatto. esempio, nei nuovi stili, io, per esempio, che ovviamente ho due figli giovanissimi, una di 21, un altro di 26, ai quali insomma io chiedo, dico, ma io non capisco le parole di questa cantante. E mia figlia mi spiega, diceva, mamma, è un nuovo modo di cantare, quindi tu devi capire che gli accenti si danno diversamente. Quindi insomma è tutto cambiato, un modo nuovo che assolutamente trova la mia accettazione, ma non perché sono forzata, perché bisogna calarsi anche No, bisogna nei tempi imparare cose nuovi. nuove, come si dice, no? Non restare, Certo, non certo. diciamo, anche se magari un pochino restare nella tradizione, noi non dovremmo mai perdere la Certo. nostra tradizione, perché noi veniamo da Verdi, da Puccini, come, insomma, come disse l'altra volta, poche puntate fa, il mio carissimo amico Valentino Prato, che anche lui è un grandissimo cantante napoletano, come te che scrive delle bellissime cose, insomma, noi veniamo da questo, quindi magari esportiamo un po' di meno e facciamo ascoltare un po' più quello che sappiamo fare noi che è meglio, è più bello. La melodia non andrebbe mai abbandonata, però caliamoci in tutti gli stili, giusto? Cioè cerchiamo di prendere da tutti il meglio. Penso che è questo che Certo, volevi dire, no? Più o meno, eh? Sei d'accordo? sì, assolutamente, assolutamente, è questo che volevo dire, anche perché, insomma, voglio dire, la vita cambia, le mode cambiano e bisogna assolutamente seguire i tempi, che ci piacciono o no. Assolutamente. Allora, io adesso direi di ascoltarci Un posto al sole, perché non si può non ascoltare Un posto al sole cantata da Monica Sarnelli. E Sì.
E poi magari ci sentiamo per i saluti, d'accordo? Certo. Ok, allora, a tra pochissimo, dopo la sigla di Un posto al sole. E dopo Un posto al sole, la sigla della bellissima soap, tra l'altro bellissima, Un posto al sole, ritorniamo con Monica Sarnelli che ci racconta qualche altra cosina e poi sicuramente ci saluta perché avrà altre cose da fare, presumo, vero Monica? E beh, insomma, gli impegni sono tanti perché appunto avendo un album in uscita, tante interviste, tante ospitate, e devo dire che questo disco mi sta regalando grandi soddisfazioni. Voglio ricordare il titolo È nata Manera e voglio anche dirvi che lo potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali, ma anche fisicamente lo potete trovare nei negozi che vendono dischi. Chiaramente voglio dire, è molto più bello avere quello fisico perché dentro ci sono tutti i testi, ci sono anche le foto di chi ha suonato, chi ha partecipato appunto nell'album. Voglio dire che è un album tutto suonato, c'è l'orchestra, dei fiati, degli archi, diretta appunto da Gianni Fiorellino che è il produttore artistico. E insomma, voglio dire, un disco d'amore, un disco da ascoltare. È un disco da Il avere, mio quindi è giusto? certo. Assolutamente da avere. Io dico sempre questo, se potete, io capisco oggi, ovviamente la potrete ascoltare su tutte le piattaforme di fruizione Monica Sarnelli, quindi sicuramente Spotify, YouTube, Amazon Music e quant'altro, però se potete, se avete ancora il lettore CD, ve lo comprate magari, ma ricominciamo a comprare il CD, perché quanto è più bello possederlo, toccarlo, farselo pure autografare se uno ci riesce. No, perché no? Certo, Ecco, è proprio certo. più bello, però per chi magari non può, giustamente lo ascolta, ormai la musica te la porti dietro anche con come ascoltano noi, insomma, come ascoltano Joe D'Angelo Live Music Club in digitale. Allora, detto questo, la canzone che vogliamo mandare è Che stasera, giusto? Ho indovinato? Sì, la canzone che, sì, la canzone che devo dire mi ha regalato forti emozioni e che mi ha permesso di entrare nel cuore di tante persone, che ho inciso nel lontano 2004 e che è una canzone che assolutamente ancora oggi è viva nel ricordo di tante persone che mi seguono da anni. Ed è una canzone che mi permette di omaggiare il grande, grandissimo Nino D'Angelo, perché è una canzone appunto scritta da Nino, dal grande Nino e da Alfredo Venosa, ed è una canzone che faceva parte di un album di Nino D'Angelo del 1996 che ho voluto riprendere e io la farei ascoltare. Sicuramente sì, sicuramente sì. E io con questo adesso ti ringrazio per essere stata qui. Ti saluto, ti auguro tutte le cose più belle. Torna a trovarmi, ovviamente, torna a trovarci. È stato un Certo. piacere. Chiudiamo con la sigla che è Che stasera. Grazie a Monica Sarnelli, grazie a tutti per l'ascolto e alle prossime puntate. Tanto ci sentiamo adesso con i collegamenti con il Festival di Sanremo, anzi lo ricordo, mio inviato speciale Daniele Mariotto, anche il professor So tutto io, sicuramente ci racconterà tante belle cose da Sanremo, quindi ci sentiamo per il Festival. Detto questo, saluto Monica Sarnelli, a tutti voi come sempre, mi raccomando, fate i bravi e sempre in ascolto di Joe D'Angelo Live Music Club. Vi saluto io e vi saluta naturalmente Monica. Monica, saluta tutti quanti, salutiamo. Ciao Gio, un
un saluto a Giodangelo, grazie per avermi ospitata nel tuo meraviglioso programma, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao, E adesso grazie. glielo ridiciamo, fate i bravi, eh? Fate i bravi, chiudiamo con che stasera. Ciao, grazie a tutti ragazzi per l'ascolto, grazie. C'ha faccia via vita con me, me ne va grinta notte in un bicchiere, va a dormire a verità, che stasera voglio sta senza nessuno, che stasera a morire senza un Dio che mi va bene cercare o coraggio non che se ti ricordi mi fai male assai. A dove stai? A dove stai? Rinda qua l'amore da nascondere, che stasera che volessi sulla te. Che stasera c'ha faccia piglia vita come ben non la trovo una bugia che mi fa scena, non ti saggio scordare che stasera assettato in coppa scala ero quartiere, parli sola, sto giurando, non mi credo che c'è sta roba di che fa innamorare, ma che ci sta troppo tempo che se ne va con te, che non stai male come a me. A dove stai? A dove stai? Occhio bello che si ti ricorda ma fai male assai. Yeah.